Buonasera, ben ritrovati, nuova puntata di A Tutto Campo. È una settimana, lo diciamo tutte le volte, decisiva. Questa è una settimana sicuramente più pesante di altre, in una situazione chiaramente di ansia per le sorti dell'Arezzo, di speranza per quello che insomma sembra muoversi e poi anche perché non giocando, insomma, la situazione è anche un po' surreale dal punto di vista sportivo, perché poi chiaramente la classifica, anche se ci sono tante squadre che devono recuperare, però insomma poi rimettersi in carreggiata anche con le garanzie che ci auguriamo arriveranno non sarà semplice. Ne parliamo con il collega Francesco Caremani, buonasera, Buonasera ben Fabio, ritrovato. grazie. Presidente dell'Orgoglio Amaranto Duccio Borzelli, benvenuto. Buonasera, grazie. Allora, vediamo subito intanto se ci fate vedere, perché è bene ricordare l'Arezzo non muore, che è stata eccola qua, che è stata presentata proprio lunedì scorso. E chiedo subito a Duccio come sta andando, che risposta c'è stata da parte della città. No, la risposta è stata buona. Abbiamo raccolto tantissime offerte, tantissime donazioni, che ci hanno anche consentito di iniziare a fare un po' di pagamenti utili per un'eventuale futura gestione, per consentirci insomma di non morire. Per esempio, oggi abbiamo pagato la prima rata dell'INPS, mercoledì pagheremo la prima rata dell'IRPEF, e questo ci consente di non perdere tutto il lavoro che abbiamo fatto per rateizzare con lo Stato tutti i debiti arretrati che ci sono. Siamo riusciti a pagare Olbia, che ci verrà restituita perché era tutto assicurato. Insomma, abbiamo raccolto più di 30.000 euro. Siamo molto contenti dell'operato, che ci ha consentito di fare, come ti ho detto, questi pagamenti per andare avanti. Siamo riusciti finalmente a pagare l'assicurazione antincendio dello stadio, che ci consentirà ancora di giocare. Siamo soddisfatti e ancora dobbiamo raccogliere, i soldi delle tesserine. Quindi, insomma, la risposta è stata ampia. Molto. Si attende questa notizia, se sarà così, no, dell'anticipo dell'udienza, perché altrimenti arrivare al 15, che è il giorno prima, no, un'altra scadenza per il pagamento, insomma, degli emolumenti dei giocatori. Trapela ottimismo o è difficile capire, insomma, se possa essere accolta? Sinceramente non lo so se trapela ottimismo, stiamo aspettando, speriamo che trapeli ottimismo, speriamo che succeda, siamo tutti orientati su quella direzione lì, vediamo un po'. Francesco, qui si entra poi, no, davvero in un qualcosa di eccezionale dal punto di vista, no, dell'attaccamento che i tifosi stanno comunque dimostrando, no, nei confronti della squadra, più di quello che hanno sempre dimostrato, perché comunque mettersi le mani in tasca di questi tempi, al posto di chi avrebbe dovuto farlo, perché questo ovviamente è nelle cose, bisogna dirlo. E quindi, insomma, che messaggio ti fa venire da, ecco, questa storia, una bella pagina, no, di calcio popolare, sperando che si concluda bene, Beh, io con Orgoglio Amaranto direi che ho quasi una piccola storia professionale perché ho scritto di loro sul Corriere della Sera di Firenze, ho scritto di loro quando sono nati anche sul Calcio Illustrato, che è l'organo della Lega Nazionale Dilettanti. Li ho seguiti anche in alcune conferenze, una a Roma con i rappresentanti europei di Supporter Direct, che è questo movimento che vorrebbe riportare le società sportive, soprattutto di calcio, ma sportive in generale, alla base, cioè avere i trust dei tifosi che governano i club, cosa che all'estero in alcuni casi succede, anche in maniera particolarmente interessante e virtuosa, da noi è tutto molto più complicato, molto più complesso, per tutta una serie di motivi. Non credo che sia solo una questione di rapporto tra città e tifoseria, penso che sia anche una questione poi di leggi, di appunto burocrazia amministrativa. Quello che stanno facendo è una cosa sicuramente molto importante. Oltretutto, quello che stanno facendo gli è anche riconosciuto dalle controparti in questo momento e direi che è il minimo. Bisogna vedere poi quello che succederà e a questo punto però non dipende solo da Orgoglio Amaranto, cioè Orgoglio Amaranto credo che in questo momento ha fatto tutto quello che poteva fare, cioè tutto quello che era nelle sue possibilità.
con l'1% delle quote societarie, con gli occhi addosso anche della città. Sappiamo benissimo, io credo che sia Roberto Cucciniello e Duccio Bozzelli lo sanno benissimo, l'abbiano sperimentato in questi anni. Arezzo è una città che partecipa, che è generosa, però è una città dove quando uno prende in mano qualcosa ti mette gli occhi addosso, le critiche non mancano mai, no? A prescindere se uno lo faccia in buona fede, se lo faccia bene o lo faccia male. Quindi c'è sempre anche quell'aspetto lì da non trascurare mai, almeno dal mio punto di vista. Tutto quello che era nelle loro possibilità l'hanno fatto, adesso però mancano tutta una serie di soggetti privati, istituzionali, che devono fare la loro parte. Il Tribunale anche deve fare la sua parte, probabilmente, non so se sperarlo o no, la magistratura dovrebbe fare la sua parte in questo caso, come è successo per esempio a Vicenza. Anche perché ci sono in questo momento due scuole di pensiero, poi se sbaglio Duccio mi correggerà, cioè da una parte chi ha preso la strada sperando nell'esercizio provvisorio, nel modo di poter a un certo punto portare l'Arezzo a fine stagione, con la speranza, questo non ce lo dimentichiamo mai, di mantenere sportivamente la categoria, perché un altro aspetto è giustamente in questo momento passa in secondo piano, ma non è un aspetto secondario in realtà, e dall'altra chi sta cercando in tutti i modi di vendere la società, non sappiamo a chi, non sappiamo come, perché, perdonatemi, ma una società che ha i debiti che ha, come si vende? Io questo me lo so chiesto, cioè come si vende? Cioè uno che compra una società nella quale sa che deve mettere più o meno circa 1,5 milioni, 2 milioni di euro per coprire i debiti, no? E dopo, quanti altri soldi deve mettere per entrarne in possesso? 1 euro, 2 euro, ora scusate, faccio una battuta, però insomma, mi sembra, ecco, però anche questo tirare per le lunghe questa situazione, da una parte non lo capisco, cioè umanamente non lo capisco, e dall'altra mi preoccupa sinceramente, perché non lo so, non ho idea di che cosa, sto parlando ovviamente di Gatto, sto parlando di Neos, non ho capito che cosa vogliono fare, non ho capito se vogliono salvare il salvabile, oppure se hanno la ripicca di dire noi fino in fondo facciamo quello che vogliamo con le nostre quote. In questo secondo caso, oltre che essere pericoloso, direi che irrispettoso e riguardoso nei confronti di una città che è stata decisamente paziente. Qui stiamo parlando già, credo, di 6 mesi, Duccio, sì. Di situazione. Primo di luglio, dimissioni, ecco. Di Roberto Cucciniello dal CDA. Quindi, con il nostro comunicato dove avvertivamo tutte le problematiche che c'erano, dove siamo anche stati tacciati di terrorismo, dove ci hanno detto che volevamo solamente agitare le folle, invece era solo e semplicemente la pura verità, la situazione che si stava creando era drammatica, la gestione era scellerata, chi ha gestito questa società ha fatto dei danni allucinanti, e se vuoi io ti spiego perché i Gatto in questo momento stanno cercando di fare tutto questo con le finte trattative, le finte vendite di società, e pagando lo studio Fratini e Rossi, perché ci vogliono far morire sportivamente. Allora, dopo riprendiamo su questo, perché è un tema ovviamente assolutamente importante, però io saluto Ermanno Piegoni, buonasera. Buonasera Fabio, buonasera, buonasera a voi. Buonasera, ben ritrovato. Altrettanto. Eccoci. Allora, abbiamo letto alcune interviste che fanno presagire insomma la presenza di imprenditori che in caso di esercizio provvisorio potrebbero intervenire. Che cosa ci puoi dire? Ma Fabio, io posso solo ripetere quello che ho già dichiarato anche la scorsa settimana. Sono stato 2 giorni ad Arezzo appositamente, perché sono stato autorizzato da alcune persone a ribadire ancora una volta che siamo disposti a dare un contributo, perché dopo la bella iniziativa di Orgoglio Amaranto che ha lanciato un po' questa sottoscrizione, la grande presa di coscienza che ho potuto constatare di persona del sindaco Vinelli, di Paolo Bertini, che oltretutto c'è già qualche imprenditore importante a Retino, e complimenti a loro perché sono già scesi in campo per dare una mano, per eventualmente nel caso di concessione di questo esercizio provvisorio, per intanto affrontare la prima scadenza, quella più importante del 16 di marzo,
Tutto questo però, ecco, avverrà nel momento in cui penso che il Tribunale sarà a decidere quella che sarà la strada da intraprendere, perché attualmente c'è un'altra proprietà che si dice, si parla, anche a me giungono queste voci che si vogliono di nuovo presentare con qualche altra proprietà o pseudotale, secondo me, non lo so, vedremo. Fatto sta che, ecco, io sono venuto ad Arezzo, ho avuto modo di parlare con molte persone, ribadisco in questa occasione che queste persone mi hanno autorizzato appunto a ribadire che siamo disposti a dare una mano per far sì che l'Arezzo possa andare avanti, possa raggiungere almeno il 30 giugno, perché sicuramente questa è la prima tappa importante, perché poi, ricordate, secondo me qui se andate dai cacciatori, andate a riproporre qualche altra variazione di società, sicuramente non ci credono, non la vogliono più sapere. Cioè, anche la Lega, d'accordo con l'AIC, ha rinviato queste due partite, perché? Perché solo nel caso di esercizio provvisorio i calciatori si sentono garantiti di quelle che saranno le loro aspettanze. Quindi aspettiamo questi giorni, nel frattempo queste persone avranno modo di contattare, credo in questa settimana, di incontrare anche il sindaco, che giustamente sarà lui a valutare la bontà di questi propositi, le figure che si rappresentano dal punto di vista imprenditoriale. Quindi tutto questo lo ribadisco però insieme a una realtà che deve essere retina, a cominciare da Orgoglio Amaranto, che secondo me deve restare comunque un domani nel Consiglio di Amministrazione, e eventualmente altri imprenditori retini che si dovessero unire a queste persone che io ho un po' caldeggiato, che venissero a dare una mano. Credo che sia questo il concetto, non c'è niente da aggiungere. Tanto c'è qui con noi Duccio Borselli, che è il presidente di Orgoglio Amaranto. Duccio, sembra, ecco, lo saluto, cosa... lo saluto, gli faccio i complimenti per quello che ha rappresentato. Veramente è una cosa che mi ha un po' anche commosso quando ho saputo che addirittura alcuni sportivi sono disposti, anche se abbonati, a pagare l'ingresso allo stadio nelle prossime partite. Vi fa onore, siete stati bravi. Io veramente credo che tutta la città si deve stringere intorno a voi, deve scattare una solidarietà per salvare questa rete. Grazie direttore, grazie mille. Ecco, anche questo fatto, questa considerazione per Orgoglio Amaranto, ecco, come pilastro. Noi ci proviamo, sì, noi stiamo facendo tutto il possibile, lavoriamo 24 ore al giorno e cerchiamo di fare tutto quello che è necessario per salvare l'Arezzo. Noi non gliela daremo vinta alla proprietà, perché in questo momento secondo noi la proprietà non sta facendo niente per salvare l'Arezzo, anzi la vuole proprio far morire sportivamente, dimostrando le azioni che ha fatto, perché anche se ha pagato lo studio Fratini per l'istanza di fallimento, però non ha pagato le bollette, non ha pagato le trasferte, non ha pagato niente, quindi non vuole salvare l'Arezzo, la vuole far morire. Ma io sono d'accordo, Presidente, perché poi c'è il 16 di marzo, ci sono 300.000 euro da pagare. Se non si pagano questi soldi qua, l'Arezzo muore. E se non ci danno a quel punto né la Lega né la Federazione darà più chance all'Arezzo. Esatto. Quindi è una cosa molto delicata. Cioè, qui non bisogna sperare sempre, cioè bisogna realizzare le cose che si dicono. D'altronde, e qui c'è una società che comunque da mesi non è stata ricapitalizzata, che ha un passivo importantissimo, che la legge avrebbe obbligato l'amministratore a portare i libri in tribunale o a ricapitalizzare, cosa che non è avvenuta. Quindi voglio dire, più chiaro di così, inutile, adesso cambiamo ancora società, i Balzelli, arriva questo, arriva quell'altro. Secondo me è una mancanza di rispetto verso Arezzo che non può essere accettata assolutamente. Francesco Cagemani. Sì, direttore, buonasera, sono Francesco Caremani, buonasera. Buonasera a lei. Buonasera. Senta direttore, proprio in questo studio qualche mese fa feci una domanda a un'altra persona che sicuramente, questo mi permetto di dirlo, non ha la sua, diciamo così, esperienza e levatura di direttore sportivo, però il punto è sempre quello, no? Persone che non sono di Arezzo e che vengono qui in questa città per fare calcio, o comunque per acquistare la società di calcio dell'Arezzo. Perché vengono qui? Cioè, nel senso, qual è l'obiettivo? So che lei non può dire chi sono queste persone, però cioè, a me piacerebbe anche se uno mi dicesse vengono sì per fare calcio, vengono anche però per fare affari, perché poi la Serie C lo sappiamo tutti che è un campionato molto difficile, soprattutto dal punto di vista economico.
guardi, affari. Oggi acquisire una società di calcio che si chiami Arezzo, si chiami la qualunque Lega, di Lega Pro, sicuramente non è un affare. Ti può spingere la passione? Sì, sicuramente. Altri interessi non ne vedo assolutamente. Direi che io li ho un po' spinti, questi personaggi, a scendere un po' in campo. Chiaramente è una responsabilità che mi sono preso, ma che comunque dovrà essere garantita dalla città, cioè soprattutto dal sindaco, perché le faccio notare una cosa, sappia, sicuramente ne ha conoscenza, che l'eventuale decisione dell'esercizio provvisorio il giudice dovrà nominare un curatore, il quale curatore, per concedere questo esercizio provvisorio, deve essere garantito di quella che sarà la gestione e i costi da qui a giugno. Ma lo sa che chiunque essi siano, a meno che non sia in termini di pubblicità, che qualcuno fa la cosiddetta nota contribuzione, termini pubblicitari, ma chi volesse acquisire quote non ha la possibilità di farlo. Cioè, lei mette soldi, ma sappia che poi il curatore farà un'asta pubblica per la aggiudicazione del titolo sportivo. E chi ha messo soldi per salvare la lettera da qui a giugno non ha nessun diritto. Forse potrebbe avere una prelazione? Penso moralmente che sarà così, ma in termini di legge non c'è niente. Quindi ecco, attenzione, cioè, parliamo di gente da fuori, ma allora, scusi, ma intanto sarebbe bello che lo facesse la città e difatti queste persone si uniranno un po' e si incontreranno dal sindaco intorno a un tavolo insieme ad altri imprenditori e faranno il conto come cercare di coprire la gestione. L'obiettivo è questo. Poi le posso dire una cosa, però non voglio correre troppo, che conoscendoli e sicuramente con il fatto che scatterà a mio avviso una gara di solidarietà importante ad Arezzo, il prossimo anno, nelle prossime stagioni sportive, si può parlare di un altro tipo di calcio e quindi sicuramente sono persone ecco, appassionate, persone che non ne possono avere interesse di che cosa? Scusi, a tirar fuori soldi. Di contro cosa? Oggi non è che un'amministrazione può concedere questo o quello, non sono più i tempi di una volta. Adesso anche un sindaco deve fare attenzione, un assessore quando firma un qualcosa, no? Non si possono, oggi sono tutte, sono pure tutte aggiudicazioni pubbliche, quindi anche il titolo sportivo. Guardi, se dovesse arrivare un imprenditore X che sa che la società è pulita, è chiaro che la potrebbe anche acquisire per una cifra importante, quando c'è gente che ha tirato fuori dei soldi, perché da qui a giugno secondo me ci vuole 1 milione, sai che significa 2 miliardi di vecchie lire? Quindi qui parliamo di soldi veri, quindi attenzione, cioè prima di pensare ai fantasmi, cioè pensiamo a salvare l'Arezzo, questa è la prima cosa secondo me, poi dopo si vedrà. E poi comunque una cosa importante, sappia che comunque è il primo cittadino, è il sindaco, la federazione di gioco calcio che dovrà comunque un domani avallare chiunque si presenti per acquisire le quote dell'Arezzo calcio. Chiarissimo, grazie davvero Ermanno Piegoni. Buonasera Fabio, buonasera. Ci fermiamo un attimo, pubblicità. Ripartiamo allora dopo la telefonata di Ermanno Piegoni, ma ci eravamo interrotti su Neos. Tra l'altro prima ci siamo fatti uno sforzo di comporre il numero del signor, come si chiama? Gatto. E sentiremo proprio, è difficilissimo anche fargli delle domande perché si ferma e si limita a quelle 2 o 3 cose che quasi quotidianamente scrive. Sentiremo, insomma, adesso poi le commenteremo, comunque non ha detto niente di più e di meno di quello che ha già detto anche i giornali. Però ecco, ci siamo chiesti perché ha pagato questi 5.000, quanti erano, insomma, di Fratini e Rossi e poi dice che pagherà anche quest'altri di 22.000, eccetera. Sì, dice che pagherà anche le altre stanze, ma può anche essere che paghi le altre stanze che gli servono per mantenere in vita la società e per farla morire sportivamente, perché poi arriveremo al 16 e non pagherà le scadenze e da quel punto l'Arezzo sarà finita, affossata. E proviamo a non permetterglielo, tutti insieme proviamo a non permetterglielo. L'unica cosa da fare è riuscire a intraprendere questa strada. Ci vorrebbe che il giorno dell'udienza ci fosse 1.000 persone fuori dal tribunale, molto pacificamente, perché non voglio che dopo la gente mi fraintenda, e che si rendano conto che la situazione è delicata e concedano questa situazione. Secondo me stanno facendo una porcheria assoluta.
Anche perché, insomma, è l'unico precedente purtroppo di esercizio non provvisorio concesso è l'Arezzo del 93, no? Perché poi negli altri casi è sempre stato, non ad Arezzo, ovviamente è stato concesso in altre città ovunque. Abbiamo un credito enorme, secondo me, nei confronti della Lega e delle istituzioni sportive. Io una cosa rispetto alle parole di Pieroni, ho visto la sua intervista in televisione e parlava benissimo di settore giovanile importante, parlava benissimo di giovani presi da altre squadre di Serie A, gemellaggi, sappiamo, insomma, non ci dimentichiamo che il Siena negli anni in cui è rimasto in Serie A ha fatto un po' da chioccia, no? Di molti giovani dei club più importanti, però dopo poi le cose non sono comunque proseguite. Fare gli schizzignosi in questo momento non va bene, però mi verrebbe da dire che evidentemente non facciamo gli schizzignosi ad Arezzo, visto le condizioni in cui siamo. E quindi anche questo, parlare di settore giovanile e di giovani, io ho perso oramai anche lì il conto di chi l'ha dette queste cose. Avvicinandosi all'Arezzo, prima, durante, Ferretti e Matteoni. Quindi, ecco, quando si dicono tutte queste cose, benissimo, poi si deve arrivare anche ai fatti. Io credo, sono convintissimo che una società come l'Arezzo debba fare settore giovanile. Qual è l'ultimo calcio? Cioè, è Mirko Barbagli l'ultimo calciatore uscito dal settore giovanile dell'Arezzo? Di quante ere geologiche fa stiamo parlando, no? Per esempio, oppure dove è finito l'allenatore che ha vinto l'unico campionato del settore giovanile, giovanissimi B, se non sbaglio, provinciali o regionali, Fani, lo cito anche, mandato via subito dopo la fine della stagione, tutte cose che sono state fatte queste, anzi che non sono state fatte. Quindi, detto questo, mi vengono i brividi a sentire le parole di Lucio Borselli su questa gestione allucinante. E proprio perché è la verità, se no non mi verrebbero i brividi. E il punto fondamentale è proprio questo, però. Perché insistere? Cioè, non capisco la cattiveria, non capisco perché voler fare fallire sportivamente l'Arezzo. Cioè, come se l'Arezzo veramente avesse fatto del male a qualcuno. Queste persone sono venute qua. In tante hanno detto un sacco di sciocchezze, hanno preso in giro la città. Secondo me hanno tentato di prendere in giro molto anche noi giornalisti, in qualche caso forse ci sono riusciti, per la maggior parte secondo me comunque no. Non è questo il modo di fare calcio, non è questo il modo di secondo me comportarsi. E poi ci sono delle scadenze importantissime, alla fine l'ha detto bene anche Pieroni, lo ribadisco io, credo che lo sappiano tutti, cioè gli unici che stanno facendo qualcosa di concreto per tentare di salvare l'Arezzo sono quelli di Orgoglio Amaranto e le persone che li seguono, cioè nel senso chi li segue, chi ha versato dei soldi, chi gli ha dato attenzione, chi sta cercando insomma di arrivare verso quella che dovrebbe essere la soluzione migliore per non perdere il titolo sportivo, per mantenere la categoria e sperare poi a fine stagione che un gruppo di imprenditori aretini, non aretini, misti, possa prendere in mano la società e ricominciare a fare calcio. Però c'è un però. Se fra due anni saremo qui con il settore giovanile, non dico inesistente, perché poi un settore giovanile va anche raccontato, però con un settore giovanile che non produce calciatori da mettere in prima squadra, allora vuol dire che la lezione non è stata imparata. Io vorrei ricordare una cosa. Ad Arezzo è arrivato una volta un dirigente che si chiamava Ceravolo, perché poi bisogna avere anche la memoria per le cose. L'ultimo anno di Mancini. Benissimo. Ceravolo era stato dirigente del settore giovanile della Juventus e poi dello Spezia prima di venire ad Arezzo. Quindi credo che tutti ricorderanno Juventus-Spezia 2-3. Io sento tanto parlare appunto di quella partita, sento tanto dire tante cose su quella partita, però quando è arrivato Ceravolo tutti zitti. E tutti a fidarsi di questa persona. Ecco, bisogna stare attenti. Lo ripeto, non siamo per niente schizzinosi ad Arezzo, perché se lo fossimo e lo fossimo stati veramente, tante persone non sarebbero venute qua a fare calcio in un certo modo. Non mi ricordo nemmeno il primo direttore sportivo di Mancini, ma se non sbaglio non poteva fare mercato con tutte le squadre, solo con alcune. Non me lo ricordo nemmeno. Era Tito Corsi quasi. No. Era quello che faceva affari soprattutto con la Triestina. Fioretti. Fioretti. Ok, ecco, per dire...
Allora, se, ecco, la domanda è anche questa a un certo punto, cioè nel calcio ci dobbiamo per forza fidare di queste persone? Cioè ci sono solo persone di questo livello in Serie C? È una domanda anche questa, perdonatemi, da giornalista io me la pongo e la faccio. Perché se tutte le volte dobbiamo avere a che fare con questo tipo di persone, secondo me state pur sicuri che quando le cose vanno male e rischiano di andare male perché i soldi non ci sono, perché non facciamo un grande campionato, perché, e questo purtroppo va detto, i numeri degli incassi Arezzo sono quelli che sono, ce l'hanno detto anche in faccia, però purtroppo quelli sono dati reali che non li tiri da una parte, cioè non sono dati politici, non è che uno vince o uno perde, i numeri sono quelli e quelli restano, e dopo magari le casse societarie languono, secondo me siamo da capo un'altra volta, perché c'è sempre quel tipo di personaggi a fare calcio. Ecco, questo mi dispiace, ma io lo devo dire. Non so cosa ne pensa Duccio, però per me è così. Che ne pensi, Duccio? Io in questo momento non mi fido più di nessuno. Non mi fidavo di Ferretti, non mi fidavo della dirigenza Ferretti perché ha fatto un sacco di sbagli e non mi rendo conto, non mi capacito come siano potuti andare dietro a Ferretti. Comunque questi sono altri discorsi che ci saranno altri posti dove parlarne. Ho fatto l'errore di fidarmi di Matteoni perché, come anche ha detto il mister, è entrato nel nostro modo di fare, nel nostro modo di essere. Poi si è rivelato una persona scorrettissima e questo mi fa veramente stare male, mi fa veramente schifo come persona perché non si doveva permettere di fare una cosa del genere. Non mi fido di Neos perché non ha dato dimostrazione di niente. E poi è un cerchio che si chiude perché tutto è iniziato con Ferretti che ha venduto a Neos che non ha pagato le scadenze, che ha venduto a Matteoni che non ha pagato le scadenze, che ha rivenduto a Neos in due giorni, il 14 febbraio il 42%, il 15 febbraio il 42% e il 16 febbraio non ha pagato le scadenze. Viene da pensare che sono tutti d'accordo, viene da pensare che è una schifezza, ma non gliela daremo vinta. Torniamo subito. E eccoci tornati, avete aperto il tema, no? Ovviamente del rapporto che ognuno con i propri gol ha avuto, in particolare con Matteoni, ovviamente, che inevitabilmente per il modo di fare, dobbiamo dire, è stato convincente, cioè, anche se abbiamo speso più in visure che in questi mesi che in alto, però diciamo era difficile in quel momento, pur sapendo anche alcune cose che diciamo c'erano state raccontate, anche di cose che lui aveva detto, insomma, sembravano però incredibili, no? Anche da poterle dire, una volta che ci eravamo spinti un po' di più, abbiamo ricevuto qualche telefonata, dice ma chi sono questi cialtroni che si permettono, no, di attaccare, eccetera. Però insomma, quel poco che si poteva dire, ad esempio dopo il passaggio a Neos, che già lì, già per come era formato questo consorzio, diciamo che c'erano molte anomalie, insomma, e facemmo vedere la sede legale, la foto, perché una persona mi disse vai a vedere le foto delle sedi legali delle società che compongono il consorzio, erano delle case private, no? Poi tutto poteva essere, no? Però più di far vedere quello, no? E di più non ci si poteva onestamente spingere. È chiaro che ritorna alla mente l'operazione Nuccilli, no? Perché sembra un'operazione stile Nuccilli, però fatta in modo scientifico, no? Non so se siete d'accordo con questa, mentre lì era palese quale poteva essere la finalità, qui sembra proprio studiata, perché secondo me manca un tassello ancora, probabilmente questo pagare i debiti, probabilmente gli manca ancora il delitto perfetto, manca esatto, qualcosa. No? Manca solo la morte definitiva. Il problema è che queste persone ci hanno messo anche dei soldi all'interno della società, circa 150.000 euro, e io non, è questo che non capisco. E di chi sono questi soldi? No. Non capisco, non capisco, no, di chi sono si sa, sono documentati, sì. Sono... Vabbè, no. No, sul tema, ecco, giornalisti, perché abbiamo letto anche giustamente delle critiche, anche dei tifosi, no, il giornalismo di inchiesta, eccetera. È chiaro che non è semplice, è una domanda bellissima. Perché giustamente, come voi siete stati accusati di aizzare la piazza, se nel momento della massima popolarità di Matteoni, no, uno provava a dire qualcosa, non è facile in quel clima, voglio sai, dire. Sai, noi dal punto di vista, scusa, prego, noi dal punto di vista mediatico non siamo mai stati molto sostenuti, e questo purtroppo è una cosa che è l'unica pecca che posso dare ai media, perché obiettivamente non ci hanno mai
appoggiato molto. In questo momento ci stanno appoggiando perché si stanno veramente, finalmente rendendo conto la mole di lavoro che stiamo facendo e quello che stiamo, come stiamo lottando con le unghie, con i denti per impedire che non muoia l'Arezzo. Se ne è accorto il Comune, che magari all'inizio è stato un po'... ci ha tenuto un po' fuori quando a settembre sono iniziati i primi incontri con gli imprenditori, non ci ha tenuto tanto in considerazione. E lì forse è l'unico momento in cui imputo al Comune di non esserci stato accanto. Da ottobre in poi si sono resi conto della situazione, si sono resi conto dell'importanza di Orgoglio Amaranto, hanno iniziato a collaborare con noi e ora si sono coesi con noi per riuscire a ottenere tutto questo. Però è inspiegabile. Veloce su questo, che poi sentiamo questo minuto di Gatto, vai. Allora, veloce è una parola grossa perché è un discorso un pochino... complesso. Magari sì. Lo riprendo dopo. Sì. Inizio con una cosa, iniziamo da Nuccilli. Sì. L'affare Nuccilli secondo me ha rischiato innanzitutto di far fare una brutta figura a Orgoglio Amaranto sul discorso appunto del controllo. Però in quel momento E lì l'abbiamo fatta perché abbiamo fatto un comunicato... ci siamo schierati dalla parte di Ferretti, okay, no. E lì forse abbiamo sbagliato, non ci dovevamo mettere né dalla parte di Ferretti né dalla parte di Nuccilli, però, dovevamo rimanere neutri. Visto che Duccio come dire, è una persona di un'onestà intellettuale rara di questi tempi, e anche in questa città, devo dire un'altra cosa, cioè loro non si potevano permettere, cioè Orgoglio Amaranto, ok, sono tifosi dell'Arezzo, però è un trust che possiede una quota societaria. Non è che loro si possono permettere di, come dire, diffidare, giustamente ha detto ora non mi fido più di nessuno, è chiaro, ma prima di diffidare di tutto e di tutti, perché se arriva un imprenditore che dice delle cose, cioè tutti noi quando incontriamo una persona che ci dice delle cose, noi possiamo dire no, te sei un bugiardo a prescindere, sì, senza sì, andare beh, a vedere le carte, no, senza sì, andare a vedere, come dire, lo scoperto. Quindi in quel momento loro, secondo me, per il ruolo che avevano, erano costretti a fidarsi di Matteoni. Questo perché... è un punto, cioè perché qui se, poi c'è un aspetto che a me mi fa molto arrabbiare, scusate, sono i ruoli. Quando io dico che ognuno dovrebbe stare al suo posto, la gente mi guarda con gli occhi così. Non voglio dire che ognuno deve stare nel suo angolino, significa che Duccio Bozzelli è il presidente dell'Orgoglio Amaranto, io faccio il giornalista, poi c'è il calciatore, poi c'è il tifoso di curva, c'è il tifoso di tribuna, c'è l'allenatore, cioè, ognuno ha il suo ruolo ben definito e ognuno deve fare o cercare di fare bene il suo lavoro, ma sono cose completamente differenti. Già a me quando mi dicono remiamo tutti dalla stessa parte in conferenza stampa, a me mi si dice sì, ma sì, perché allora guarda, te lo dico con grande franchezza. Quando io compro il biglietto di curva, perché non lavoro in quel momento, quindi non vado in tribuna stampa, io vado in curva, tifo, impreco, bestemmio, ok? Quando io vado in tribuna stampa e scrivo, e seguo l'Arezzo, vado in conferenza stampa e scrivo purtroppo sulle vicende ultime dell'Arezzo, faccio il giornalista. Allora, è chiaro che tutti hanno una squadra del quale hanno un tifo. Le due cose... eticamente non possono stare insieme. Cioè tu non puoi imprecare mentre scrivi o tifare mentre scrivi. Quando scrivi fai il giornalista, quando vai allo stadio col biglietto fai il tifoso, ma le due cose devono rimanere separate, altrimenti si fa confusione. E occhio, perché la confusione serve alle persone come Matteoni, perché quando si fa tanta confusione si aiuta le persone a nascondersi e a non prendersi le proprie responsabilità. Sentiamo questo minuto di Gatto un attimo. Mercoledì ci sarà l'annuncio. Sì, credo proprio di sì. Sì. Non è mercoledì e giovedì, ma insomma prima entro questa settimana. Quindi di quelle tre offerte che parlavate, diciamo, avete individuato, cioè l'advisor ha individuato quella più... Erano cinque, due sono state scattate. Ah, cinque. Italiane, si può sapere se sono italiane o no? Entrambe le cose. E invece quella istanza di cui si parlava l'altra volta, di quei 22.000 euro, avete già saldato anche quella o ancora no? Quella adesso, appena faremo l'annuncio, chiaramente saranno prima di andare sicuramente in tribunale a discutere di questa richiesta di pagamento. Il giorno dell'udienza dovete essere, ci sarà qualcuno di voi anche? Sì, ecco, e si sa nulla se è stata anticipata? Come... No. Sì, so che ci sono grosse pressioni per farla fallire prima, ma non ne ho contezza. Per me l'udienza è il 15 marzo, poi per carità arriverà comunque comunicazione.
Allora, avete sentito, insomma, insiste mercoledì o giovedì questo fantannuncio e poi le offerte da 5 sono state scremate. Pensa quanti compratori che l'Arezzo ha. Siamo a 3. In una di quelle note della settimana scorsa, che ne mandava quasi una al giorno, diceva che voleva prendere contatti con Orgoglio Amaranto, ma poi li ha presi questi contatti? Mai sentito? Assolutamente no, assolutamente no, ma non credo neanche che li prenderà perché. Come non li ha presi Matteoni quando nei due atti del 14 e del 15 di febbraio ha ceduto le quote a Neos e ha dichiarato al notaio che aveva già espletato la clausola di prelazione con il socio di minoranza, cosa assolutamente falsa. Quindi continuiamo con questa giostra assurda. Io quello che mi domandi te lo dico con la massima trasparenza, senza nessun problema. I fatti sono questi. Certo, e sono purtroppo chiari. Non si sa qual è l'oscura finalità di tutto questo, però insomma certo non è il bene dell'Arezzo, questo è evidente. Allora, mentre rivediamo il cartello per salutarci dell'iniziativa L'Arezzo non muore, ovviamente ci appelliamo anche al Tribunale fallimentare, cioè è un giudice che chiaramente sono settori diversi, però insomma. Diciamo, è tutto incerto, ci auguriamo, ecco, che in questo caso le cose vadano in un altro modo rispetto ad altre situazioni che anche lì, insomma, ha lasciato un po' così, no? Su alcune decisioni che sono state prese e ci auguriamo che, insomma, in questo caso possa andare in un altro modo. Io ringrazio molto il presidente di Orgoglio Amaranto, Duccio Grazie, grazie Borselli, a voi. grazie di essere stato con noi, grazie a Grazie a Francesco voi. Caremani, ci vediamo lunedì prossimo.